Buongiorno carissimi amici, con grande piacere sono tornato a Gravina in Puglia e come primo video riparto dall'ultimo video che ho fatto degli Etruschi, penultimo, mo manco mi ricordo, cioè le mini tagliate che ne ho parlato sia qui a Gravina ma sia ampiamente in tutti i siti dove ho visto la prima mini tagliata almeno 6 mesi fa a Sutri. E ora ricominciamo proprio da qua perché siamo proprio freschi freschi con le mini tagliate. E ripartiamo da qua perché? Perché ho capito un altro dettaglio, che le mini tagliate finiscono sempre negli ipogei e sempre nei semisarcofagi come se fosse una combinazione, ok? La ritualità. Chissà qual è il vero motivo. Allora, ripartiamo proprio da qui, vi aggiungo anche un altro dettaglio che mi era sfuggito la scorsa volta. Allora, sono sempre affannato perché qui è da pazzi. Allora, qui ci ritorno dopo. Partiamo da qua. Questo blocco singolo sotto questo ponte, in questa cornice di canyon, in questo luogo meraviglioso, questo masso ci dice tutto. Perché? Perché qui a Gravina, come abbiamo visto ampiamente, le tombe nella necropoli sono tutte a pozzo, tutte, non esistono tombe non a pozzo qua. E qui feci vedere questo masso distaccato, che ovviamente non è che qui c'era una necropoli alta, qua è franata e cascato giù, no. Questo qui è stato realizzato così da sempre. Scusate che provo a volare. Ok, quindi ricominciamo dai semisarcofagi. Perché? Perché sono sempre gli stessi e perché finiscono o iniziano nelle mini tagliate. Questi semisarcofagi, altro dettaglio che non avevo realizzato appieno, è che vanno sempre a coppia, non è mai uno. Come se qui ci mettono il morto, qui il vivo, e trasmigravano l'anima, la passavano, oppure era soltanto una cosa a coppia, io non lo so. Fatto è che, come potete vedere, qui non c'è una base piana dove ci si poteva mettere un ipotetico coperchio. No, non è così. Qua, come ho fatto vedere ampiamente sia nei semisarcofagi di Bomarzo sia nei semisarcofagi dell'Anello in Pietra allo Stargate, sono sempre accompagnati da anelli. Vedete? Sempre questi anelli. Quindi, se sono 3 casi su 3, la coincidenza va a farsi fottere. Mi verrebbe a dire benedire, ma forse sono sinonimi. E il dettaglio, cioè dettaglio, altra curiosità è che qui non sono due i semisarcofagi. Semisarcofagi che alla fine vi farò la mia teoria. Alla fine, quando arriveremo alla fine del video, qui ce n'è sicuro un altro, non so se forse ce n'era un altro, anzi sì, ce n'era un altro, perché, vedete? C'hanno lo stesso poggiatesta. Ora, anche qua, su questo qui, primo dettaglio, non so se si vede l'irregolarità, anche qua, che qui c'è un livello. Questo è molto più alto. Secondo voi qui c'era un tappo una volta? Avete visto mai un sarcofago senza tappo? Un sarcofago così? Possibile. Uno non è pozzo. E due non è un sarcofago. Ora, sempre accanto a questi semisarcofagi ci stanno sempre dei fori. Sempre. Se ci mettevano le candele, l'acqua, il vino, l'incenso, l'oro o la mirra, io non lo so. Fatto è che anche qui ritroviamo la particolarità della pietra fusa, pietra ammorbidita, pietra squagliata. Perché? Ma perché sì? Ma perché si vede? Si vede. Si vede che qui la pietra è stata ammorbidita, squagliata. E qui si vedono i solchi di scalpello. Non so se con l'ombra si riescono a percepire, spero che una volta montato si distinguono. Ma ci sta, veniva ammorbidita per scavare meglio, per scavare meglio. E
lo vedremo ampiamente questo discorso di squagliare, perché ci ritornerò in diverse circostanze su questa cosa. E partiamo da qui per cominciare le mini tagliate, quindi da accanto al ponte romano cominciamo con le mini tagliate. Intanto anche qui terrazzamenti, scalini, che se qualcuno anche qui può pensare che questa era una cava e poi ci hanno fatto gli ipogei dopo, non voglio dire che è un folle, ma sicuramente un disgraziato, perché è veramente assurdo. Quindi da davanti questi ipogei magnifici, dal Grand Canyon, da Gravina, meravigliosa Gravina, cominciamo con le tagliate. Tagliate sempre speculari agli etruschi, e continuerò con le tagliate, pietra fusa, con gli anelli, con tutto, finché il quadro non sarà delineato. Che chi ha realizzato queste cose aveva la medesima conoscenza. Poi posto che vai, rocce che trovi, ovvio che qui c'è stato questo tipo di materiale, a Sutri c'è il tufo, a Bomarzo c'è il basalto, ma loro non gli cambiava assolutamente niente, perché quando tu c'hai la capacità di ammorbidire la pietra, tu tagli quello che ti pare, fosse il granito, fosse il basalto come in Perù, te frega un cavolo. E visto che ci sono, vi ricordo pure questa pietra. Vedete il solco con l'anello sopra? Guardate, solchi ampiamente visti, si riescono a distinguere ancora le punte degli attrezzi usati. Solco su questa pietra all'apparenza inutile per noi, ma rilevantissimo per loro. Solchi e fori, anche qua vedete, si percepiscono ancora tutte le puntinature, tutto che ha fatto. E se voi non le vedete è perché non avete mai preso un martello e uno scarpello in mano. Perché io ho lavorato dentro i cantieri per una vita, è talmente palese e limpido che non ci perdo manco tempo, guarda. Quindi da Ponte Romano, qua sopra c'è la Madonna delle Stelle, cominciamo col discorso delle tagliate. Scusate il fiatone, ma che salì su sti luoghi, noi eravamo qua sotto, il sarcofago è esattamente qua sotto, ma è stato tutto modificato, vedete che hanno fatto muri perché c'è stata una zona privata, ma la tagliata doveva arrivare fino a sotto sicuramente. Perché? Perché sta qua. Allora adesso noi da qua la facciamo a salire, vedete, da qui già si distingue, eccola, e come si vede è la stessa identica misura di quella che abbiamo visto a Cerveteri, identica, stessa larghezza. Io mo qui non c'ho il metro, non c'ho niente, ma la larghezza è lei. E tu qui camminavi dentro così, guardate, qui sarebbe da pulire tutto, c'è uno scempio. Comunque va bene, vai, paghi, fate la tagliata, fa pure paghi, vai, cammina. Allora qui vedete che bella, primo dettaglio. Io adesso andrò a Norchia prossimamente, vi faccio vedere la specularità di questo pezzettino. Norchia ovviamente necropoli etrusca. Allora lo rifacciamo insieme, già l'ho fatto questo, vedete, un passo, guardate le forme, ma non è le stesse forme che ho fatto vedere solo due giorni fa alla necropoli di Cerveteri, uguale, identica. Perché non hanno fatto quadrati, scalini? No, facevano proprio l'impronta del piede, l'impronta del piede è perfetta. Via, saliamo, si continua la tagliata, ma guardate che bella, vedete che addirittura è ondulata. E qui ovviamente siamo sempre sopra la zona necropoli. Qui serpeggiava tutto lungo il costone, esattamente come a Cerveteri, esattamente come tutti gli altri siti rituali, necropoli degli Etruschi. Vedete, sempre bordo, tombe, rituali, piramidi, o sempre ai bordi. Un rito. Qui sarà per me, avrei ripulito tutto, ma purtroppo non hanno capito l'importanza di questa tagliata. E qui incomincia la necropoli vera e propria, e sicuramente la tagliata qui
a parte la vegetazione, ma c'è sta anche tantissima terra. Doveva continuare e fare il giro fino a qua, o si interrompeva, non è importanza, non è importante, può darsi pure che si interrompeva e ricominciava da qua, non lo sappiamo, ma adesso la riprendiamo esattamente da dietro questo muro. Siamo al di là del muro, esattamente sopra la necropoli. Allora, da qui si vedono subito questi mattoni, vedete questi mattoni? Eccoli qua. Qui ci sono questi mattoni e qui non avevo fatto caso la scorsa volta che sono venuto che la tagliata inizia doppia, biforcuta, e questo è l'inizio dell'altra mini tagliata. Eccola. Vedete? Mentre l'altra era speculare a quella di Cerveteri, quadrata, squadrata, vieni qui, paghi, perfetta, qui ritroviamo la stessa tagliata, uguale a Bomarzo. Ora ne facciamo un pezzetto insieme. Vedete? Si rivedono questi mattoni, ho capito solo adesso perché ci stanno questi mattoni sopra. Stessi mattoni che stanno anche qua. Vedete? Perché? Perché qui, come in ogni sito etrusco, si sono susseguite diverse culture. E sicuramente qui i romani hanno usato questa tagliata, o nel Medioevo, per fare dei condotti dell'acqua, vedete? Ci stanno tubi tubolari di terracotta usati per l'acqua, ma li vedremo meglio in fondo, se ne vedono meglio. E qui ci stanno i blocchetti. Questi blocchetti non sono perfetti, sono veramente... veramente brutti, non, cioè si vede che sono stati messi dopo e non fatti alla perfezione come loro lavoravano. Quindi tagliata qua e tagliata di qua che continuano entrambe, eccole, ad Y fino ad unirsi qui. Qui qualche mattone sempre per coprire i tubi che hanno messo a posteriori, romani, medioevo, non ce ne frega niente chi l'ha messi, ma sicuramente no i veri costruttori. E la facciamo per un pezzo fino ad arrivare esattamente come dove eravamo prima, ai simili sarcofagi e all'ipogeo, come se fosse proprio un percorso iniziatico. Mi dico iniziatico a dir poco iniziatico, perché qui, come ripeto, questi non sono sarcofagi da morti, vedete? Qui, per quanto è grande questa necropoli, non c'è un solo sarcofago di quel genere, uno solo. Qui sono tutte tombe a pozzo. Guardate, intanto la vegetazione che cresce dentro è fenomenale, bellissima. Qui vedi già si alza la voglia, sarebbe stato uno spettacolo poter passarci dentro. Continuiamo, eccola, continua, qua gira e anche qui fa sempre bordo monte, bordo ipogei, bordo necropoli. Questa a mio giudizio è la parte più bella di questa tagliata, ma vedete, andate a rivedervi la tagliata che io ho fatto vedere a Bomarzo, solito quadrato e bordatura, ma la bordatura, la prossima volta ci torno con un metro per farvi vedere che è identica come proporzioni, come tutto. Qui, sempre qui a Bomarzo, guardate, c'è stata la tagliata che è la fotocopia di quella in Gravina, ma stessa misura, stessa altezza, stessa precisione. Ci ho fatto tre video che ci camminavo dentro con Paghigno, guardate Paghigno, gli stessi gradini, guarda, incisi in ogni dove come a Gravina, solchi, nicchiette, guardate, queste qui stanno. Ma guardate, è proprio la fotocopia, guardate qua quanti gradini, parete, gradini, vedete, gradino, sopra, angolo, angolo. Guardate quanti mini scalini ci stanno qui, mini scalini e terrazzamenti enormi. Nella tagliata fotocopia, fotocopia di Gravina, l'ho mostrata pochi giorni fa. Stupenda. Ma
Ma altro che fotocopia, cioè, è lei. E poi questa qui era ancora da pulire, guardate che roba. Bellissima. Ah, e poi qui ci stanno i soliti camminamenti per i piedi. Guardate che bello anche questo, tutti i mini scalini. Qui mi stiamo proprio... Guarda che bello, no vabbè, ho trovato la forma del piede mio. Cioè, perfetto, perfetto, anzi, allora ce lo metto, uno, due, ce n'era anche una... No, vabbè, no, tremendo, guarda. Questo è fatto apposta per mettere i piedi, uno di qua, uno di qua. Uno e due su questa tagliata... meravigliosa, guardate, vedi che è tutta creata a colpi di scalpello ovunque, come a Gravina, come a Cerveteri, come ovunque, tutto qui. Se vi ricordate, c'era un piccolo altare, è stata interrotta, no perché è stata rotta a posteriori, perché era così. Vedete qui solito spazio, lì c'era, vedete, la nicchia con l'anello gigante sopra, e qui si rientrava dentro la tagliata che superava nella parte alta di gran lunga la testa. Allora adesso la continuiamo fino ad arrivare al prossimo ipogeo. Vedete, qui si allarga un pochino. Io intanto cammino come uno stambecco sulla cresta della tagliata. Se si interrompe il video è perché ho finito sotto al burrone. Ricordo la location. La location che è da infarto, solo la location. Su questo canyon. Qui altro spazio. Vedete? Il che esclude la canalina dell'acqua. Se avesse avuto una funzione dell'acqua, vedete? Che è sto spazio se questa era una canalina dell'acqua? Quindi continuiamo la tagliata. Veloci, perché l'abbiamo vista l'altra volta, è inutile che parlo della bellezza che c'è intorno perché sarebbe superfluo. Qui rientriamo nella tagliata, questa striscia d'erba è la tagliata che io, se dipendesse da me, la pulirei immediatamente. Vieni paghi. Ancora la tagliata. Paghi, vieni. Lascia stare la cagnolina. Non è il momento. Questa striscia, sempre la tagliata. Guardate che cosa c'è laggiù, la bocca del mostro. E qui si rivedono i mattoni a copertura dei tubi. Ovviamente, ripeto, messi a posteriori. Andiamo, paghi. Quindi, quando vedete questi blocchi, è la tagliata. La tagliata arriva in questa grande muraglia, eccola, intanto siamo alla bocca del mostro, ed ecco qua si vedono un po' meglio i cilindretti che hanno usato per fare l'acquedotto, vedete? Quindi la tagliata finisce nell'ipogeo, nella bocca del mostro, eccola qua, bocca del mostro che... è una cosa fenomenale. Perché? Perché mi ha aiutato a capire l'importanza degli anelli. Perché quando qualcuno diceva che gli anelli erano... guardate questo sul soffitto. Quando qualcuno diceva che gli anelli erano per attaccarci gli animali, qui ci puoi attaccare solo i pipistrelli qua sopra. Guardate dentro questa bocca gli anelli che ci sono su al soffitto. Che io, che sono alto 1,70 e con le mani arrivo a 2 metri e oltre, non ci arriverei mai ad attaccare. Ma è logico, dai, ma neanche ci spreco tempo, non ci spreco tempo. Qui ne ho contati 9 di anelli l'altra volta. Questo qua all'angolo sul soffitto è una cosa paurosa, ma pauroso anche questo qui, vedete che bello. Qui è tutto pauroso, qui su questa nicchia io sono entrato, e se tu parli all'interno di questa nicchia,
ti esplode il cervello, senti un'energia pazzesca. Ma guardate che cos'è questa bocca del mostro, che ripeto è la perfezione. E poi alla fine ci faccio anche un annuncio su questa bocca. E alla fine della tagliata ritroviamo sempre davanti questi ipogei. Poi ipogeo che oltretutto, vedete, era quello, non so se si riesce a vedere con la figura che sembra lo strumento dei sardi. Comunque, ecco, di nuovo alla fine della tagliata davanti agli ipogei simili sarcofagi, due, tre, che stanno solo qui, solo qui. Perché qui sono tutte tombe a pozzo, come abbiamo visto ampiamente. Non solo tombe a pozzo, ma come nei primi due che abbiamo visto prima, abbiamo i simili sarcofagi e gli anelli. E ora vi faccio un'osservazione. Secondo voi qui ci andava un tappo? La vedete l'irregolarità di questi simili sarcofagi? Non sono spianati, non c'è niente. Qui un tappo era impossibile da metterci e non era comunque in linea con tutte le altre tombe che abbiamo visto. Guarda, ecco, stanno dappertutto, le possiamo vedere, no? Vedete? Sono dappertutto e qui sono tutte così a pozzo. Grandi, piccole, ma non cambia niente, la tipologia è quella. Quindi, questi qua, guarda che bello. Dettaglio che non ho visto l'altra volta, ogni luogo etrusco ha una sua particolarità del cuscino. A Bomarzo abbiamo visto che i sarcofagi hanno il posto per la testa. Stessa cosa, molto simile a nello Stargate. Identici. E ora, voi, nella grande piramide di Cheope, in Egitto, nella piana di Giza, dentro la stanza del re, che c'è il famoso sarcofago che è perfezione matematica, volumetrico e cavoli vari, avete mai visto il tappo? Non c'è il tappo. E secondo voi un tappo di granito che sarà pesato al minimo una tonnellata, ma molto più, che fanno i tombaroli? Si fregano. Io, guarda, è bella la piramide, bello, bello il re che sta dentro, bello l'oro, ma io mi porto via il tappo. Perché? Perché è bello il tappo? No, non c'è il tappo nella piramide di Cheope, perché quel sarcofago non è una tomba. Oramai penso che è assodato che non è una tomba. E questo è qua, se quel sarcofago non è una tomba, è solo perfezionato, neanche questi sono tombe. Poi ripeto di continuo che se la loro funzione era trasmigrare, rigenerare o quello che cavolo vi pare, sono dettagli irrilevanti a questo punto, perché a noi ci interessa soltanto capire l'importanza dei sarcofagi, che non sono tombe. E vabbè, ma qui è tutto spettacolare. Vi ricordo oltretutto che sopra, altra peculiarità ovviamente etrusca, che sopra questi simili sarcofagi, oltre gli anelli, guardate qui dentro una mini tagliata, la faccio che gira che gira quando non è tutto da brividi. Ricordo che feci vedere nei scorsi video i solchi. Ecco qua il solco, vedete? Lo feci vedere l'altra volta. Siamo sopra ai tre sarcofagi ed ecco qua il solco unico che girava intorno alla rupe. E questi qua dettagli banali, questi sono tutti segni di riconoscimento e non c'è niente da dire, non c'è niente da fare. Ora, come ho fatto a Sutri? A Sutri, grandissima città etrusca, che io ho fatto le scarpe al mio sindaco Sgarbi, perché non è valorizzata, è zozza, lurida e schifosa, ma davanti questa bocca del mostro, no, davanti, qui in questa bocca del mostro, davanti a questo posto magico, fantastico, dovete vederlo quanto è bello qui, c'è un'energia che ti alza i capelli. Ma io dico, ma con tanto posto, caro sindaco, non la conosco, magari un giorno avrò il piacere di conoscerla, ma sto cazzo de palo, ma io dico, ma se può mettere un palo qua sopra? Ma come si fa a mettere un palo della luce qui sopra? Sarebbe da prendere a calci sulle palle chi l'ha messo. Allora, caro sindaco di Gravina in Puglia,
nuovo sindaco da poco eletto. Che dici, sarebbe il caso di levare sto obbrobrio da questa bellezza che tutto il mondo vi invidia? Tutto il mondo, anche io da Sutri non vivo, perché questa bocca del mostro è spettacolare e sto palo è obbrobrioso. Sarebbe da denunciare tutta la famiglia Natural Durante di chi cacchio l'ha messo sto palo della luce qui. Guardate, se uno viene e vede la bocca del mostro in questa meraviglia e sto cazzo, scusate, ma questo è proprio un cazzo di palo qui sopra. Ma dai, ma come si fa? Sindaco, faccia rimuovere questo cazzo di palo perché è vergognoso, vergognoso. Quindi, come primo video per oggi basta, perché Pachino sta cotto. E domani ricominciamo con la pietra squagliata perché ho trovato altri dettagli inequivocabili. Dalla bocca del mostro con Pachigno. Alla prossima. Attenzione amici perché come sempre il regalo finale. E il regalo finale riparte da dove abbiamo cominciato. Da qui. Perché? Perché dietro a questi famosi, questi bellissimi ipogei, vi faccio vedere cosa c'è. Intanto guardate questa entrata favolosa. Allora io lo feci vedere tempo fa, però adesso ho trovato la conferma della paternità di queste incisioni. Vi ricordate? Vi feci vedere qui tutte le croci, ovviamente, templari, uncinata, stessa croce uncinata che stavano dentro le catacombe di Cerveteri, alla necropoli di Cerveteri, vedete? Qui avevo fatto vedere l'Anubi gravinese e ho trovato la conferma che qui è tutto templare. Perché è templare? A parte le croci, io ho visto delle incisioni che hanno fatto i templari a Domme, che è una fortezza prigione dove nel 1307 o 1309 ci hanno rinchiuso una settantina di templari. Perché? Perché davano fastidio al Papa e l'hanno tutti sterminati, troppi segreti forse. E questa Nubia adesso trova la conferma. Perché? Perché c'è l'albero. Vedete quest'albero? È lo stesso che vi farò vedere in coda alle foto. Speculare accanto a Anubi. Ermanubide, i greci, è sempre lui, il guardiano dei morti. In Egitto Anubis era il guardiano dei morti. Ermanubis, che è il greco, sta sempre nel discorso morti. E ora ve lo faccio vedere bene. Guardate i piedi, vedete? Gamba, hanno fatto pure il ginocchio, vedete? Piede. Qui c'era un altro piede che purtroppo si è rotto la gamba. Vedete la testa? Guardate che bella. Occhio, muso lungo e le orecchie. Eccole. Guardate che spettacolo. Che spettacolo. E poi c'era anche quest'altro simbolo, sicuramente templare, massonico. Ma un po' capito, tanto che a Gravina ho capito che dei massoni ce ne stanno abbastanza, che se vogliono ci illustrano. Tutti questi simboli, vedete quanti ce ne sanno dei simboli che dici, ma che so, sono templari. La cosa bella di Ermanubi, che sembra, ora che lo sto guardando meglio, che con il braccio destro tiene, guardate, sembra che tiene qui, forse era un qualcosa, vedi già, il braccio, come se fosse il secchiello, e mi ricorda moltissimo lo sciamano che ho trovato a Monte Gelato, lungo il fiume Treia. Questa Anubi è bellissimo, stupendo. E come sempre, a conferma della ritualità del posto sacro in cui ci troviamo, guardate queste belle, metto a fuoco, scusate, queste belle nicchie, a conferma accanto a tutte queste incisioni, troviamo il solito anello. Secondo voi qui ci attaccavano un capretto? Sì, per l'offerta al limite. Perché
Perché qui, come tutti gli ipogei etruschi, ritroviamo il solito altare al centro, a conca speculare. Vedete? Che ci mettevano il sangue, offerte, l'acqua santa, quello che cacchio vi pare a voi. Ma a noi ci interessano i dettagli. Ci interessa che ritroviamo le stesse cose ovunque. Poi di significati, io mi posso pure sbagliare perché non sono uno studioso. Le interpretazioni sono fallaci di tutti quanti, pure le mie possono essere fallaci, ma i simboli restano, i simboli sono tutti uguali. Qui, Anubi, non è che da interpretarlo, io posso dire, guarda, questo qui era il guardiano dei vivi, il guardiano dei morti, non toglie il fatto che ci sta. L'albero potrebbe essere un albero di mele, di pere, dei fichi, pure un albero di banane, è un albero. Questa forbice sottosopra, qua a Gravina l'ho vista più volte. Gli anelli, che l'abbiamo visto in tutti gli ipogei, sono anelli, ok? E la conferma, ripeto, ce l'ho avuta da questo albero ritrovato nella fortezza di Domme. Non solo l'albero, c'era la croce a Domme con la piramide sotto, piramide che abbiamo rivisto, anch'essa, se mi ricordo, metto anche lei in coda. Nelle foto che abbiamo trovato dentro un ipogeo in Toscana in una via cava. Via cava, che tu la chiami cava o la chiami tagliata, non cambia niente. Questo è un video sulle tagliate e ritroviamo sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. Quindi non lo dice Luca Zampi che qui sono passati i templari, lo dicono i templari stessi quando mettono la firma, perché se qui c'era scritto Luca Zampi, non è che fra 1000 anni deve venire uno che dice, oh, secondo me c'è Luca Zampi, no, lo dico io che ci sono passato, ce l'ho scritto io il nome mio, chi ci ha scritto? Quindi, croce, Anubi, guardiano dei morti, albero e tutti i simboli, altare, ma guardate anche ma soltanto le linee, le nicchie, vabbè. Non voglio neanche ripetermi, comunque. Ho lasciato sta chicca perché l'altra volta l'avevo solo ipotizzato. E adesso ho avuto la conferma, perché nel frattempo ho trovato la fortezza di Domme. Quindi ritornate sempre sui posti che andate a studiare, perché ogni volta che ritornate in un posto realizzato dai maestri costruttori, trovate ogni volta dettagli nuovi. Ogni volta, e queste cose probabilmente non le trovate scritte da nessun libro. Quindi è inutile che dici, ah vabbè, ma dove sta scritto? Te lo dico io. Non ci deve essere scritto da nessuna parte quando trovi i simboli. I simboli parlano per me, per te, per tutti quanti. E non ci stanno né santi né madonne dentro, è detto qui dentro, assume una rilevanza fuori dal comune, insomma. Quindi, da Gravina in Puglia, dai simili sarcofagi, forse quasi tutto. Arrivederci.